Ragazze e ragazzi, ben ritrovati a un nuovo episodio di Final Fantasy VII. Ci troviamo qui in questa discarica, siamo sempre in compagnia della bella Aerith. E qua sono respawnate delle casse, oppure me le ero dimenticate io? Forse me le ero dimenticate io. E niente, dobbiamo proseguire. Abbiamo già ricevuto un invito a casa della ragazza. E adesso cerchiamo di capire. Dobbiamo fare attenzione ai Turks, eh? Da lì si va alla stazione. Ok. Quindi è dove non dobbiamo andare. Infatti vabbè, il gioco ci impedisce di proseguire quando non è il caso. Ok. Bassi fondi del settore 5 centro. Ok. Oi.私は今5番マコールの内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。5番マコールにて発生しました爆発について現時点で判明していること。 La direttrice Scarlett, direttrice degli armamenti. ご番マコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、被害地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番マコール内で撮影された映像です。 犯行グループを暴乱地を名乗っており、現在も見んどがるに潜伏していると思われます。しかし、これだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンナカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。ご心配なく。こんなことでシンナは揺らぎませんので。 Ok, andiamo a casa di Aerith. Qualcosa mi dice che passeremo del tempo qua nei bassi fondi del settore 5. Forse altri incarichi? Lo scopriremo. エアリス。またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。 Ciao caro. Vabbè. Cioè? Che significa? Vabbè, avanziamo. Aerith è molto popolare, un po' la Biancaneve dei bassi fondi. リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの？また教会？今度一緒に連れてってよ。どうエアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。<笑>まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも言って。 一体どうやってあんなに見つけたんだ。<笑>実はコツあるの。彼はボディーガード、家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。うーん、どうだろう。<笑> OK。
La casa verde. La casa degli orfanelli. Guardate che sui pantaloni c'ha, o sul grembiule adesso non capisco, c'ha il cane guida mascotte. Stamp mi sembra si chiama. È il cane che piace tanto ai bambini, è una mascotte per i bambini forse. Che poi è stato utilizzato anche come segnale guida dall'Avalanche. Chi può dirlo? Voglio leggere tutti i libri che mi ha regalato Bix. Quindi anche Bix fa del volontariato. Beh, se era capito che era un bravo ragazzo. Comunque sì, almeno in questa zona c'è un po' più di verde. Ma come Claude? Ah, però non mica gli abbiamo detto la verità, eh? Questo non è un soldier integerrimo come Claude, non me l'aspettavo. Allora... vedete che ce la stiamo lavorando, Arif. Ok. Sì, pieno di sterpaglie. Vabbè, questa è una bellissima zona. Assai. Fa anche un bel contrasto con tutto il metallo di Midgar. Sì, comunque complimenti, sì. È un piccolo angolo di paradiso. Il Mira.世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。あ、じゃあ送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする。面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。 迷っても格好つけちゃって助けてって言えない。俺の何が分かる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ。 リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと言ってくる。約束が違う。そんなこと言う？報酬すっごく高いのに。お母さん聞く？待て。カゴを取ってくるから。Imbarazzatissimo. Ok. Abbiamo notato. Ha riconosciuto qualcosa in noi comunque. Ha fatto anche una strana espressione quando ci ha visto. Sarà per i nostri occhi del colore dell'energia Mako, ma forse la mamma di Arif la sa lunga. Comunque cosa dovremmo fare? Seguirla? Mi sembra un po' maleducato. Che bella casetta. Sembra una baita di quelle invernali, molto caruccia. E qua si respira un'atmosfera di pace, molto diversa da tutto quello che abbiamo dovuto vivere fino ad adesso.
Dio, che luce. Ok. Guardate, davvero un sacco di fiori. Ma molto bella Midgar. L'ambientazione è veramente strepitosa. Vederla con questa grafica è uno spettacolo. Davvero incredibile. Ok, ma quindi? Queste porte non mi sembravano interagibili. Forse dobbiamo parlare ancora con la madre? O uscire? Non lo so. Ah no, eccola. Ok. Davvero? Stiamo facendo davvero, ragazzi. D'accordo. Questa è acqua pura. Sì, ci sono anche dei pesci. Non è acqua contaminata per quanto. Ma no, sì sì, è proprio una cascata naturale. Che razza di situazione. Dove è il tuo? Dove è il tuo? Sa, erande. Caccia di fiori, avvicinati ai fiori e scegli quali raccogliere con triangolo. In base alle tue scelte, l'atmosfera della casa verde potrebbe cambiare in modo diverso. Oddio. Da quelli gialli senz'altro. Allora, questi non mi fanno impazzire. Bianchi no. Ne ho visti alcuni. Ah no, ok. Volevo prendere quelli blu. Posso andare oltre? Sa di no? Ok. Allora quelli bianchi, queste margheritine. Vabbè, e allora scusate, ma che cosa cambia? Devo prenderli tutti, no? Ah no, erbaccia, erbaccia! No, scusami, ma infatti non la volevo prendere. Non la volevo prendere questa erbaccia. Vabbè, non siamo obbligati a farlo. No! Vabbè. Ok, allora andiamo a consegnarli alla Casa Verde. Fai con calma. Andiamo a vedere poi cosa ne fanno. Però che atmosfera pacifica. Che relax, ci voleva, eh? Non possiamo fare questo per tutto il resto del gioco. Non può finire così. Con Claude che si ritira a vita privata. E diventa il compagno della fioraia. Ok. Zona X. Beh, facciamoci un giro, sì. Perché no? Tanto già qua abbiamo uno scrigno. Una cortina risonante. Vabbè, ragazzi, sapete che questi oggetti davvero non credo che li utilizzerò mai. C'era il tizio del ristorante che aveva bisogno di una mano. Oh, questo è Mochi? No, com'è che si chiamava il bambino? Mugi. Leaf House.
何かあったのか？うん。子供たちの遊び場でちょっとね。per via dell'erbaccio? 遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。タークスか。うん。違うみたい。ボロボロのマントを着て、いつも街の中を歩いている人。病気なんだって。ああ。al nostro vicino di stanza 49. Ah, quel personaggio è misteriosissimo, non c'era nel Final Fantasy originale, chissà che cavolo è. Ma si può ragazzi, ok, grazie. Qua c'è una musica che non conosciamo, probabilmente c'è un negozio. Ehi, ciao, a te invece sì che ti conosciamo. Aspettate un attimo, che parlo col buon vecchio Chadley. Abbiamo da riscuotere, eh? Mm-hmm. Un esame di compatibilità? Analisi estremamente 2 è il fascicolo che abbiamo già completato, quindi dovremmo ottenere, esatto, delle nuove materie. Ricaricante. Materia da attivare con L1 più R1 per raddoppiare la carica ATB attuale, non può essere usata consecutivamente. Beh, questo non è affatto male, eh? Ce la compriamo, poi capiamo come utilizzarla però. Ok, possiamo annullare i potenziamenti. Ma ora no. Ok. Carico secondario. Ottimo. Sì, sì, per nuove vocazioni assolutamente. Assolutamente sì. Affrontare esper virtuali e sconfiggerli. Che figata. Sfide contro gli esper. Chadley è riuscito a creare uno spazio virtuale per missioni speciali. Man mano che fornisci a Chadley i tuoi dati di battaglia, talvolta nel simulatore verranno aggiunte sfide speciali contro gli Esper. Quando vuoi metterti alla prova, parla con Chadley. Ma lo so che questa è una cosa secondaria, però potrebbe essere una figata farla adesso, secondo me. Potrebbe interessarvi. Ok, intanto abbiamo completato anche altri fascicoli. Mm-hmm. Grande, vediamo un attimo. Provocatrice, materia che permette di provocare automaticamente il nemico attirandone per un po' di tempo gli attacchi quando i compagni sono in difficoltà. Non ha effetto se il nemico è molto potente. Vabbè, non mi sembra sta figata. Vediamo invece le missioni VR. Simulazione bellica Shiva. Grazie ai dati raccolti sull'elemento del gelo è stato possibile ricreare l'Esper Shiva, regina dei ghiacci. Per studiarne le capacità combattive tuttavia servono volontari disposti ad affrontare una sfida virtuale. Dai ragazzi, facciamolo, facciamolo adesso. Affrontiamo Shiva. Sì, qua è Nomura che ha voluto inserire data di Kingdom Hearts anche in Final Fantasy VII, però... Why not? Questo sia molto forte, eh? Che miseria. Però è una figata, perché abbiamo anche una scusa per affrontare Jesper. Allora, io penso che tu sia sicuramente molto debole a... Ignira, esatto. Ma tu pensa, eh? E allora diamoci dentro. Ok. Adesso dobbiamo assolutamente avere Shiva con noi. Criora. Forte, eh? Un boss a tutti gli effetti.
se mai utilizziamo Nether, non c'è alcun problema, alcuna vergogna. Ecco qua. Dai. Adesso la stremiamo, la stremiamo. Ok. Minaccia glaciale. Che miseria. Ok. Dai, ci siamo. No! Sprecato. Cretino. Dobbiamo resistere. Dai, dai, dai. Ottimo. Sotto, sotto. Assolutamente. Mazza se. Possiamo anche invocare. Non ancora, però. Sapete che invochiamo, adesso? Sta per arrivare. Oh, cavolo. Ma dobbiamo anche curarci. Vai di gran pozione. Poi. Ok. Ifrit. Chi meglio di lui? Direi alla grande. Aia. Porca miseria. Sono morto, eh? Interessante. Ah, ed essendo io morto, Ifrit fa il turbo, però... Cavolo. Aspetta, aspetta, aspetta. Peccato, però. La siamo giocata male in realtà. No, abbiamo sprecato un'occasione preziosissima. Vabbè, tra poco almeno c'ho il limite. Però, mamma mia, che spreco. Non dovevo morire. Attenzione. Oh oh. Oh no, questo è un grosso problema. Mio dio, Aerith. Aerith. Aerith, non morire. Aerith è morto. Claude è morto. Peccato. Peccato, sì. Vabbè, ragazzi, ci riproverò off screen. Intanto ci siamo visti questa battaglia. Non è stato un vero e proprio game over, per fortuna. Chissà se però i nostri oggetti ce li considera sprecati. No, forse no. Vabbè, curiamoci. Ok. Avremo Shiva, non preoccupatevi. La base segreta dei bambini. Non sono mai stato un problema alle belve. Moto Soldier da. Kuro fuku no otoko wa. Wakannai. Itsu no mani ka kiechatte. Ima wa kodomo tachi no yusen da yo. Kocchi. Di qua? Kokoro dechatta da. Kiyotsukete ne. Tu puoi battere tutte quelle belve? Kodomo no kodou wa yosou dekinai kara. Vabbè, questi proprio non sono tutto sto problema. Non mi interessa davvero tanto capire chi è quel tizio incappucciato. Lui è veramente
molto molto misterioso. Vuotano. Opla. Madonna, parlo. Faccio parlare Claude come i vecchi. Appena fanno un'azione dicono opla. Per me è che lo faccio anche nella vita reale. Opla. Appunto. Ok. Beh. Buono. Qua su. Ci sono delle casse da rompere con un antidoto. Sì, perché quei maledetti ratti possono anche avvelenare. Cavolo, c'è un forziere davanti e non l'ho visto. Chissà quante altre volte è capitato. Una mega pozione, fantastico. Finalmente troviamo una mega pozione che ci può venire utile. Ci sarebbe servita anche prima contro Shiva. Mostri. Ah, sono lì i bambini, ok. Non dobbiamo spaventarli. Aia. Li hanno potenziati. Una mia impressione. Aia. Devo curarmi. Mi potresti curare anche tu, Arif? Non eri la guaritrice del gruppo? No, eh? Sì, sì, facciamo presto, facciamo presto. Però io devo curarmi. Ok. Ah, questa forse è la famosa arena che vedevamo. Vabbè. State tranquilli, bambini. Allora, io mi concentro su questo. Oh, li prendessi una volta ogni tanto. Ok. Allora, siamo lontani da quel campo magnetico. No, non ci sono stato molto lontano. Sono pure avvelenato. A posto. Arif. Meglio di niente. Grazie. Dai. Quasi andato. Nel frattempo perdiamo PV. Oh, che odio. Oddio. Cavolo. Grazie. No, ne arrivano altri. Harry. Ma ragazzi, oggi non sono per niente in forma. Decisamente no. Momenti immediatamente precedenti la battaglia. Va bene. Che brutte figure. Prima contro Shiva, adesso contro questi mobetti. No, non è possibile. Sto sbagliando qualcosa. O sono underlivellato o sono scarso io. Propendo per la seconda ipotesi. Mannaggia. Carichi da tutto fare. Vabbè, dai, allora. Stavolta. Ma guardatelo. Spruzza le sue schifezze. Beccati questo. Dove scappi? Dove credi di andare? Ok.
Abbiamo fatto già fuori in 2 secondi il pericolo più grande. Quindi evidentemente non siamo underlivellati. Arrivano i prossimi. Queste palline di fuoco però che mi tirano sono abbastanza fastidiose. Cura ciclo. Grazie. Vi odio tutti. Ok. Arit, ci siamo. Mamma mia che volo che ho fatto. Qualcun altro? Qualcuno di più... qualcuno di più grosso, sì. No, non è possibile. Quando succedono queste cose veramente mi demoralizzo. 2 smogganti. 2 smogganti sono un problema. Aia, aia, aia. Arit, Arit, Arit. Curati. Cloud, Cloud, Cloud. Curati. Cosa? Cacchio, mutismo, brutta storia. Gran pozione. Dai, tu sei praticamente andato in estremo, ecco. Ok, dov'è l'altro? Dov'è l'altro che voglio fargli assaggiare una mossettina proprio... da nulla. Ecco qua. L'hai sentito, eh? Chiudiamo così? Maledetti. Eccoci, ragazzi. Va bene. 20 principali e rientro alla base. Ma ok, dai. Che questa mission un po' filler. Non possiamo salire, no? No, devono salire prima loro, ok. Che succede? Ah! Madonna, mi sono spaventato anch'io. Avete sentito che urlo virile? Ok. Vabbè, lo smoggante qua sembra farsi gli affari suoi. No. Non è vero, non lo dirò più, non lo dirò più. Mazza, oh. Ma pensa a te. Mi ha isolato praticamente. Andiamo con Arif allora. Vai, carica, super attacco caricato. Boom. Torniamo da Cloud, che ce l'ha davanti. A posto. Che figata. Perché mi sono allenato tanto. Chi lo sa. L'avremmo fatta la guerra? E che guerra? Un'altra contro Wutai? Ok. Basta però. Questi rosponi poi. Ma
Noi comunque avremmo dovuto avere un appuntamento sia con Tifa sia con Jessie, io vi ricordo. E invece passiamo la giornata, probabilmente anche la serata. Siamo a compenetrarci con Aerith qua nei bassi fondi. Facciamo che state zitti. No, poveri bambini. Vabbè, quindi abbiamo raccolto i fiori, abbiamo fatto un po' di babysitteraggio, abbiamo buscato contro Shiva e adesso abbiamo un flashback di Tifa. Ok, va bene. Arigato. Un ciondolo segreto. Grazie. Ok, abbiamo ottenuto il permesso ad andare nella tana dei bambini. Vabbè, per carità, tutto molto bello, però... Cosa succede? Oddio, ecco. Trama. Sembra un po' uno di quei dissennatori. Ah, lì c'era un forziere, peraltro. Sì, non è lo stesso. L'unione. クラウド、しっかり。エアリス。セフィロスは知ってるか?英雄セフィロス。5年前、不慮の事故で死亡。ニュースでやってた。実は生きているのかもしれない。そう。なんだ。行こう、クラウド。 Lei è strana, eh? Lei sa qualcosa. Una medaglia Moguri. Davvero? Ok, probabilmente qui partono. Esatto, le quest secondarie. Tutto fare in trasferta. Incarico il misterioso negozio dei Moguri. Allora, vediamo subito quanti saranno questi incarichi. Piccola perlustrazione. Eccoli qua. Ok. Ok, ce ne sono almeno tre. E poi probabilmente si sbloccheranno, perché alcune missioni secondarie si sbloccano facendone altre. Per esempio, io avevo fatto questa missione qua della fabbrica delle lucertole, poi mi si era sbloccato il Seguccio all'andagio e da lì minaccia al cimitero. Quindi probabilmente abbiamo un altro set di 6 missioni secondarie. Direi che a sto punto me le faccio off screen e poi ci ribecchiamo. Oh mio Dio. Ok, sì, direi che me le faccio off screen. Se proprio ci fosse qualcosa di interessante avvio la registrazione, però non penso sia nulla che valga la pena, come dire, riportare
in un video apposito. E niente, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, alla prossima con un episodio invece che andrà avanti con la trama. Dobbiamo dormire da Aerith, dobbiamo scoprire qualcosa di più sulla fioraia, sua madre sa qualcosa e in generale insomma, the plot ticking, quindi andiamo avanti così. Ciao ciao!